In questo secondo video troverai suggerimenti su come effettuare la comunicazione di decesso che tuteli emotivamente sia te che il familiare. Alcune espressioni vanno decisamente evitate. Formule che implicano sensi di colpa verso il paziente, non è stato attento, frequentava ambienti affollati, o verso i familiari. Ce l'avete portato troppo tardi, dovevate dirglielo di stare in casa e così via. Giri di parole o metafore. Non è più tra noi. Ora è in cielo. È passato a miglior vita. Formule paternalistiche. Ha smesso di soffrire. Non faccia così di fronte a manifestazioni emotive. Era arrivata la sua ora. Altre possono essere utili. Utilizzate sempre il nome del defunto, Mario, o al limite il signor Mario. Siate diretti senza essere brutali. Un esempio di formula potrebbe essere: ho una terribile notizia. Il signor Mario è morto questa mattina. Potete aggiungere una vostra emozione. Mi dispiace tanto. Siate pronti ad una gamma di reazioni che vanno dal silenzio interminabile alla negazione: no, non è vero, non può essere vero. All'esplosione emotiva, espressa in pianto o grida rabbiose. Un'ulteriore possibilità è data dalla raffica di domande. In questo caso cercate di essere preparati e di evitare i tecnicismi, a meno che l'interlocutore non sia un tecnico, che lasciano l'impressione di voler nascondere qualcosa. Se appartenete ad una struttura che dovrà imporre limitazioni, compresa l'impossibilità di vedere la salma o di celebrare il funerale, fatelo considerando che tenterete di spiegare una cosa ragionevole, ma non facile da comprendere ed accettare, ad una persona che si trova in uno stato emotivo molto intenso. Probabilmente dovrete ripetere le cose più di una volta, e qui è facile che nell'interlocutore si attivino sentimenti di rabbia e disperazione. Ricordatevi che non è una vostra scelta, che il motivo per cui è necessario ricorrere a queste misure è contenere ulteriori danni e salvare vite, e che comunque nessuno è in grado di trasmettere questi concetti ad una persona in piena attivazione emozionale senza scatenare inevitabili reazioni violente. Usate una voce il più possibile calma, chiara e calda. Non abbiate fretta e lasciate all'interlocutore il tempo di digerire i concetti. Non vi sovrapponete all'interlocutore, ricordate che avete di fronte un soggetto in piena tempesta emotiva, e se tentate di sovrapporvi mentre sta parlando, nessun concetto che state esprimendo potrà arrivargli. In alcuni casi, in particolare per quanto riguarda prescrizioni e divieti, potrebbe essere necessario ridondare, ovvero ripetere gli stessi concetti in modo diverso, mantenendo sempre la calma. Può essere utile cercare di riprodurre i ritmi dell'interlocutore. Se alza la voce e si agita, potreste anche voi alzare la voce e accelerare, ovviamente non in modo aggressivo. Sì, è davvero durissima, lo capisco. Prestare ascolto alle manifestazioni e alle eventuali parole del familiare diventa un modo per dimostrare di riconoscere le emozioni che sta provando. Il silenzio partecipe può essere una risposta quando si teme che le parole possano sembrare insignificanti. Le reazioni al lutto sono fisiologiche. Comprendono una gamma di emozioni intense, quali negazione, rabbia, anche violenta, tristezza, angoscia, ansia, per ciò che sarà. Peraltro, la loro presenza è manifestazione, è parte del processo di avvio dell'elaborazione del lutto. Se le conosci e sei preparato a vederle, puoi evitare qualsiasi personalizzazione, ovvero assunzione di colpa e responsabilità da parte tua.